Eccoci qua ragazze, buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra passeggiata. Questa volta una passeggiata un po' particolare perché non era stata programmata e soprattutto perché avviene nel periodo in cui tutte le persone si prendono una pausa. Prima di iniziare ti richiedo il favore di andare sul mio post, se hai voglia, e commentare un pochettino lo sbarco degli haters, in particolare quelli che sono contrari allo sbarco sulla Luna, quelli che non ci credono. Non tanto perché, come dico nel mio post, non è una questione di crederci o di non crederci, è una questione del fatto che è possibile che esista un meccanismo psicologico alla base che ci porta ad essere tutti un po' complottisti. Però sarebbe carino leggere anche qualcuno dalla nostra parte, diciamo così. Ora iniziamo la passeggiata. Spingere il recupero dello sport con la meditazione? Allora, se non sbaglio, esistono degli studi che confermano, o meglio, rispondono affermativamente alla tua domanda. Facciamo alcuni ragionamenti. Cerca ha provato che la consapevolezza aumenta la neuroplasticità, cioè la capacità del nostro cervello di modificarsi in base all'esperienza. Ed il recupero all'interno dell'attività fisica viene fatto per diversi motivi, per recuperare appunto energia, ma anche per lasciare il tempo al nostro corpo di fare quelle dovute modifiche che gli consentano appunto di trasformarsi nella modalità in cui noi vogliamo, di ipertrofia muscolare, eccetera. Pertanto, se immaginiamo che la nostra attenzione consapevole abbia un effetto plasmabile, diciamo che rende più plasmabile il nostro cervello, è molto probabile che meditare, o meglio essere consapevoli nel momento di recupero, ma non solo, anche nella fase di sforzo, dell'esercizio, eccetera, aumenti la capacità del nostro corpo di modificarsi. Pertanto direi che la risposta è affermativa, anche se ovviamente sono ipotesi queste. Ci vergogniamo a pensare a vecchie figure di cacca anche a 10 anni di distanza dietro, perché significa che sono state abbastanza importanti per noi, ci hanno traumatizzato, ci hanno segnati. Inizio subito a correggere il tiro, ho parlato di traumi, ma in realtà non si tratta solo di traumi. In realtà ogni volta che un evento è emotivamente carico, in positivo o in negativo, resta più facilmente impresso nella nostra memoria. Qual è la differenza con un trauma? La differenza col trauma è che questo continua a rubarti energie. In altre parole, non riesce ad uscire da quella rete, tra virgolette. Quindi, in realtà, tutti quanti noi tendiamo a ricordare gli eventi emotivamente carichi. L'esempio che facciamo sempre, quasi tutti noi formatori dal vivo, è quello di chiedere cosa facevi il 3 ottobre del 2012? Quasi nessuno sa rispondere. Se invece chiedo cosa facevi l'11 settembre del 2001 verso le 3 del pomeriggio, la maggior parte delle persone che hanno almeno 30 anni si ricordano perfettamente, perché l'11 settembre è stato così emotivamente carico che è rimasto impresso nella nostra memoria. Amico, copia i miei movimenti e posizioni mentre sto parlando con una terza persona. La verità, caro amico, è che tutti quanti noi tendiamo ad imitarci, solo che tu, conoscendo queste cose, hai un'attenzione un po' più focalizzata. Prendessimo una telecamera, cosa che hanno fatto in realtà, hanno preso delle telecamere e hanno cercato di vedere come le persone tendessero ad imitarsi, a muoversi conseguentemente ai movimenti degli altri. Se prendiamo delle telecamere, facciamo questo giochino di vedere a velocità aumentata o a rallentatore gli scambi tra le persone, scopriremo che in realtà tutte le persone tendono ad imitarsi. In realtà anche il tuo respiro in questo momento, se mi ascolti, tende ad imitare la velocità della mia voce. Così se io parlo un po' più lentamente, piano piano anche il tuo respiro rallenta. In realtà siamo fatti così, abbiamo delle antenne nella nostra testa, qualcuno li chiama neuroni specchio, qualcuno non è d'accordo con questa formulazione, ma in realtà noi tendiamo costantemente ad imitarci. Se lo noti più frequentemente, significa che te e il tuo amico siete particolarmente in relazione. Quindi la risposta è sì, rapport. Questa è la tipica domanda da consulenza. Una di quelle domande che vi chiedo di non farmi, ma ovviamente non è che potete sempre sapere qual è la policy di Instagram, visto che Instagram non ci consente di metterla. Però dovrei conoscerti per risponderti. Quindi se desideri avere delle risposte sul perché ti senti giudicato spesso da tua madre, dovresti andare da un mio collega, e anche per la gestione della rabbia, anche se io posso darti alcuni consigli. Ti do qualche consiglio, ma ti ripeto,
potrebbero non essere validi per te, perché dovrai sapere come ti senti giudicato, eccetera, eccetera. Insomma, dovremmo fare una consulenza e questo non è il luogo per fare una consulenza. Quindi, cosa dire? Vediamo così. Ti senti giudicato anche da altre persone, oltre che da tua madre? Prova a notare questa cosa qua. E poi, inoltre, provi rabbia solo nei confronti di tua madre? Oppure ci sono altre persone che ti fanno esplodere di rabbia? Oppure ci sono persone con cui non esplodi per niente? Vai su Psinel e scrivi gestione della rabbia, troverai diversi post, diverse puntate dove abbiamo parlato di questo. Riesco a superare una paura legata all'ansia, cosa dovrei fare per premiarmi? Continuare. Dovresti continuare in quella direzione. Significa che una volta sola non basta, devi continuare ad insistere in quella direzione. Insistere. Immaginiamo che la tua paura fosse quella di parlare in pubblico. Sei riuscito a parlare in pubblico, non basta quella volta lì, e soprattutto evita di immaginare che hai superato la paura, cioè evita di immaginare che la prossima volta che parlerai in pubblico non avrai ansia, perché vi ripeto per la 750 miliardesima volta, l'ansia è un'emozione come tutte le altre. Se prima di parlare in pubblico, prima di fare qualcosa di importante per te, non hai ansia, significa che in realtà non è importante per te. Immagina di dover fare parlare in pubblico davanti a 1000 manager del tuo settore o parlare davanti a 10 bambini, ok? Se non è importante per te, non hai la stessa quantità di ansia. Per cui evita di pensare che l'hai superata, finalmente non proverò mai più quell'ansia. Ma anzi, continua a sfidarti gentilmente. Se mi hai prodotto sull'ansia, se hai dall'ansia alla serenità, sai perfettamente come fare. Si potrebbe iniziare a parlare di perversione sessuale, quindi quella che i miei colleghi chiamano parafilia, quando quell'idea diventa un'idea fissa, diciamo così. Cioè, i problemi psicologici sono sempre quantitativi, quasi mai qualitativi. I problemi psicologici sono quasi sempre quantitativi, non qualitativi. Cosa significa? Che se io ho un po' di ansia prima di affrontare qualcosa, restando nel tema precedente, va bene. Se la mia ansia supera un certo livello di quantità e non riesce e mi impedisce di fare le mie cose correttamente, o meglio, come vorrei io, non va più bene. È una questione di quantità che potrebbe trasformarsi in una qualità. L'esempio è sempre lo stesso, l'ha preso Schopenhauer, quindi io non c'entro niente. Schopenhauer dice: se io mi tolgo 5.000 capelli, sarò una persona con meno 5.000 capelli. Se me ne tolgo 50 milioni, divento pelato come me. Cioè, una cosa superata una certa quantità cambia la sua qualità. Se un esempio che fa Galimberti è: se in questo momento ci fosse un terremoto della scala del 2, adesso non mi ricordo, sulla scala Richter, non accadrebbe quasi nulla. Se ci fosse lo stesso terremoto di 6, 7, 8, 9 sulla stessa scala, il paesaggio cambierebbe completamente. Da Spider-Man per godere sessualmente, o meglio, se a me piace vestirmi da Spider-Man per fare l'amore, va benissimo. Ma se io non godo, non raggiungo il risultato finale, se non mi vesto da Spider-Man, significa che c'è un problema. È la stessa identica cosa dell'ansia, ad esempio. Se io ho un po' di ansia, va bene, ma se l'ansia mi impedisce completamente di fare le mie cose, non va più bene. Ci deve essere una nutria gigantesca da quelle parti. Magari se la vedo, gli faccio un filmato, perché non so se avete visto, non so se sapete, qua a Padova è il regno delle nutrie assassine. A me piacciono, sembrano dei castoroni. Potrebbe essere anche questa una parafilia? Ecco, vedi, se mi piacciono le nutrie, le guardo ogni tanto, va bene, ma se devo ogni volta guardare le nutrie, non va più bene. Scusa l'ignoranza, ma la seduta MDR si può fare già al primo incontro oppure dopo vari incontri? Dipende, però si può fare anche dal primo incontro la seduta MDR. Si fa la concettualizzazione del caso e bla bla bla. Si può fare anche dalla prima seduta. Bisogna dare consigli ma ascoltare, ok, ma se la persona parla poco, ovviamente si riferisce a qualcosa che io ho consigliato di fare. Se la persona parla poco, bisogna stare lì, in presenza, essere lì, presenti, eventualmente fare domande ma senza esagerare. Il problema di dare consigli è un problema anche per noi psicologi. Anche noi non siamo pagati per dare consigli, ma la gente ci chiede costantemente di dargli dei consigli. In realtà consigliare fa sentire l'altra persona stupida e incapace di ragionare con la propria testa. Se la persona ci vuole bene, dopo un po' di tempo arriverà addirittura a credere di essere così stupida da non poter ragionare con la propria testa.
Il tuo obiettivo non è quello di dare consigli, ma è quello di fare in modo che quella persona si senta sicura di poter ragionare con la propria testa. E per farlo devi evitare di dare consigli, per cui ascolta ed eventualmente fai domande. Ma la cosa più importante, evita di cercare di fare il mio mestiere. Non sei una psicologa, non hai le competenze e potresti fare più danni di quanto pensi di poterne fare in realtà. Il modo migliore è non dare consigli. Tutto della tua ricchissima libreria, quanti libri leggi in un anno e in quale momento della giornata? Allora, non lo so quanti libri leggo in un anno, ne leggerò massimo 2 al mese, per cui ne leggerò 20, esagerando. Quando vi dico che ho delle abitudini cementate nel tempo, è la pura verità. Io tutti i giorni cerco di leggere più o meno 10 pagine. Tutti i giorni, ovviamente ci sono dei giorni dove non riesco a farlo, sono rari, però in generale riesco a leggere la sera, quando mia moglie va a dormire verso le 10:30-11, perché si deve svegliare presto, io resto sveglio e di solito leggo. Parto con l'intento di leggere 10 pagine, ma a volte ne leggo 3 al mattino, 2 al pomeriggio, 3 alla sera, e delle volte leggo 100 pagine, perché magari il libro mi prende completamente. Per cui di solito io leggo più o meno una 20 di libri all'anno e penso sia la cosa migliore che io possa fare. Quando non leggo non riesco a produrre contenuti per il canale, quando non leggo non mi sento a posto con me stesso. Questa potrebbe essere una mia problematica. A dare poco peso ai propri difetti fisici in una società come quella odierna. Ho fatto una puntata che si chiama, non mi ricordo, tipo guardarsi allo specchio, qualcosa del genere. Vai a cercare quella puntata, è recente, e lì capirai tante cose. Fare un amico che non vorrebbe scordarsi la ex, non si può, probabilmente. Bravo, non si può, bravo, mi hai anticipato. Ascolta le cose precedenti, magari se proprio puoi, digli vai ad ascoltare la puntata sulla scrittura espressiva. Hai letto Come smettere di farsi i seghe mentali di Giacobbe? Cosa ne pensi? È un libretto carino, ho fatto diverse puntate su Giulio Cesare Giacobbe, l'ho anche intervistato. Vieni ad ascoltare l'intervista a Giulio Cesare Giacobbe, la trovi su Psine. La retroattiva, ne sai qualcosa? Sì, ne so qualcosa, nel senso che anche a me dà fastidio sapere che mia moglie è stata con altri uomini nel passato. Se vieni su Psine e scrivi gelosia, trovi 10 puntate, perché è stato un mio problema, per cui vi perdono se non avete ascoltato tutte le puntate del podcast, che sono 287. Che non avete ascoltato tutte le audio newsletter, che sono 300, e non avete letto tutti i post, che sono 3000. Però allo stesso tempo io vi chiedo la cortesia, ogni volta che dovete farmi una domanda, prima andate a cercarla sul mio sito. Non tanto per non farmi più la domanda, ma per farmela in modo più specifico, tipo: Jenna, guarda che in quel post dicevi che per superare la gelosia bisogna smetterla di controllare, ma io non riesco in quel modo, mi spieghi un altro modo? Questo è il modo più intelligente per far sì che io possa darvi una risposta che sia più calzata possibilmente su di voi, perché la psicologia è essenzialmente soggettività e ognuno di noi è diverso dall'altro. Ho risposto al 90% delle domande, scusate a tutte le altre persone a cui non sono riuscito a rispondere, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, andate sulla puntata di oggi, mi raccomando, e se potete commentate, condividetela. Aiutatemi a mantenere in vita il podcast di Psine. Ciao, buona giornata a tutti. Come al solito, come un pirla, mi dimentico di chiederti feedback. I miei amici influencer mi dicono: Jenna, devi chiedere costantemente feedback. Per cui, ragazzi, fate swipe come si fa. Se vi è piaciuta la puntata, fatemelo sapere.